Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch per avere il nostro, comunque sia, il turbo con il quad ultra veloce rispetto alla norma. Questo glitch funziona per tutte le console, inoltre dovete recarvi in questa locazione che vi sto mostrando ora nel video, precisamente dove c'è il molo vicino alle giostre, perché in questa locazione spawna il quad che vi servirà per fare il glitch. Dovete recarvi in questa locazione con un carro armato, precisamente un Rhino, non importa sia vostro o di un vostro amico, l'importante è che avete un carro armato perché per fare questo glitch vi serve anche il carro armato. Voi dovete semplicemente prendere il quad e metterlo davanti al Rhino, ovvero il carro armato, dovete salire sul carro armato e dovete schiacciare con il carro armato la ruota di dietro del quad, precisamente la ruota dietro destra. Quindi mi raccomando, non dovete andare avanti, accelerare tantissimo con il carro, altrimenti farete scoppiare l'intero quad, così che dovete recarvi di nuovo in quella locazione per averne un altro. Voi dovete andare piano piano, lentamente, e fare staccare insomma la ruota destra di dietro del quad. Una volta che ci sarete riusciti, dovete semplicemente salire sul quad e noterete che il quad, senza quella ruota di dietro destra, sarà molto più veloce rispetto alla norma, quindi come se avesse la super velocità, il turbo o il NOS. A questo punto dovete tenere l'analogico sinistro verso l'alto, così che la parte di dietro, ovvero dove c'era la ruota prima del quad, non toccherà per terra e non vi farà rallentare quando starete correndo con il quad. A questo punto noterete che sarete più veloci rispetto prima, rispetto a quando il quad aveva 4 ruote. Quindi con questo glitch potete andare in giro per la mappa di GTA con questo quad buggato, molto più veloce rispetto al quad con 4 ruote. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui vari social network e da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!